in una città dominata dal crimine, che ha iniziato tramando nell'ombra, attraverso atti di cyberterrorismo, per manipolare l'opinione pubblica degli internauti, e che oggi imperversa con un'efferatezza mai vista prima, demolendo la nostra civiltà e tessendo una rete a delinquere per intrappolarvi cittadini ignari, obbligandoli a murarsi in casa. Il messaggio della Mano Nera è chiaro. Soltanto una persona riuscirà a riportare la pace in città. Il suo nome è... L'avete capito già tutti. Non può essere che lui. Il suo nome è... Ma che so io? Il problema mo era... Come va a racconto sta storia? Poi ho avuto l'idea. A sto giro ho capito che il modo migliore era farlo su carta, non in video. Così ho chiamato un vecchio amico autore che mi segue da sempre. Gli ho raccontato l'idea e gli ho chiesto se ci poteva ricavare qualcosa di buono. Mi ha detto dai, sì, qualcosa verrà fuori. Ancora lì pensavamo che sarebbe stato un racconto, insomma qualcosa dell'otterario. Un voce, quando ci siamo incontrati, per prima cosa mi ha detto... E se fosse una storia illustrata, gli ho detto... Sì, perché non si contano le volte in cui, in questi anni, Pippo mi ha mostrato i ritratti che gli facevano i suoi fan e che sono motivo d'orgoglio per lui, sapete, tanto che alcuni li ha persino incorniciati, fan di tutte le età, non crediate che si tratti solamente di giovanissimi adolescenti. Ecco, era come se ognuno di quei ritratti bussasse alla spalla di Pippo e gli domandasse «Perché non provi a farmi vivere?» L'idea di Pippo Calippo a fumetti si può dire sia nata proprio da qui. Per ora diciamo un mini fumetto, non è che mo ve dovete aspettare l'intera collana di Esplorando il corpo umano. La storia? La storia. Se Pippo l'abbia davvero sognata, questo non lo so. Una cosa però è sicura. Il processo creativo non è stato affatto semplice né tantomeno banale. Perché che pensate voi che a Pippo sia andata bene la prima stesura del tipo... approvato, visto si stampi, ma quando mai? Da quella telefonata avrà cambiato idea, ma non lo so quante volte. Conoscete meglio di me Pippo e la sua creatività incontinente, ha un cervello vulcanico lui, e non passava giorno che non eruttasse nuove idee, nuove situazioni, scenette comiche, personaggi secondari. Beh, e allora mi chiamava, magari mentre stavo apportando la correzione semplicemente del giorno prima, e a me puntualmente toccava rifare tutto da capo. Ogni tanto mi squillava il telefono alle 3 di notte, io guardavo lo schermo del cellulare, il numero, ed era lui. Beh, non esageriamo, sarà capitata una volta, due, tre, e poi si sa, chi dorme non piglia pesci. Il Pippo protagonista di questo fumetto è una sorta di eroe metropolitano, potremmo definirlo. Un eroe di tutti i giorni, intendiamoci. Però quel genere di eroe che ognuno di noi vorrebbe essere, ma che a conti fatti solo il burino più cringe del web può diventare, perché il modo che ha Pippo di essere eroe, pur con tutte le licenze che lo strumento letterario consente, come in questo caso, badate che non è poi così diverso da ciò a cui lui ci ha abituato nei suoi video. Stavolta però si troverà coinvolto in situazioni avventurose, grottesche, divertenti. Vabbè, divertente per voi, a un certo punto stava a scapocciare. Sempre e comunque impegnato nella sua tradizionale crociata infaticabile contro chi massacra la nostra lingua, la nostra cucina, l'intelligenza, il buon senso che le persone troppo spesso dimenticano di avere o non mettono in pratica. Ecco, però stavolta il tutto sarà immerso in un'atmosfera, come potrei dire, da Indiana Jones de Noantri, se mi è consentito il paragone.
un Indiana Jones chiamato a risolvere, col vostro aiuto, perché coprotagonista della storia è proprio una fan di Pippo, un enigma intricato che sembra essere stato creato su misura per lui, e verrà finalmente a capo di un mistero fitto e dai risvolti inaspettati, ma sempre e comunque pippeschi. Terminata la sceneggiatura, ci si poneva il problema più grande: a chi affidarne l'animazione? Chi avrebbe avuto il compito di far vivere materialmente questa storia per renderla visivamente come Pippo e io ce l'eravamo immaginata? Questo problema in realtà esisteva solamente nella mia testa. In quella di Pippo la risposta a questa domanda era già chiarissima sin dalla prima volta in cui abbiamo pronunciato la parola fumetto. Allora, un giorno me ne stavo lì tranquillo in studio, stavo disegnando, squilla il telefono e una voce strana mi dice: è il fumettista Federico. Era Pippo che mi chiamava e mi chiedeva insomma di questa collaborazione. È stata una bella sorpresa, e poi ovviamente è nato tutto. Per me è stato molto bello ritornare a disegnare in uno stile comico, uno stile che io amavo da bambino. Sono cresciuto con l'ironia, la caricatura, il grottesco. Poi nella mia carriera artistica mi sono molto soffermato sul realistico, sull'arte, sulle emozioni, sulle storie umane. E poi torna come un fulmine a ciel sereno questa nuova commissione dove mi si chiede di disegnare in maniera umoristica. Mi sono divertito tantissimo con questo personaggio. Non è facile passare dal video alla carta, perché YouTube ti permette di vedere questo personaggio, queste inquadrature, questo mezzo busto. Sulla carta devi iniziare a ruotarci intorno. Un fumettista è un regista che cerca di raccontare un mondo fatto di molteplici punti di vista, quindi devi conoscere Pippo da ogni angolatura possibile, capire un pochino come è disegnato il suo naso, come la sua corporatura. Sì, ma detto, mandami le foto di fronte, di lato, di sopra, di sotto. Dica, manco fossero le foto segnaletiche dopo un arresto. Beh, devo dire che è stata una scoperta incredibile Pippo, perché è carismatico, è curioso, un personaggio che attrae subito un po' tutti. È una calamita, mi ha attratto subito e ho iniziato a seguire un video dopo l'altro e mi sono molto affezionato a questo suo mondo ricco insomma di tantissime sfumature. La cosa che mi ha subito colpito è il suo dress code, come si dice oggi, appunto questo cappello che un po' mi ricorda l'ispettore Crusoe, perché un po' ficcanaso, un po' curioso, no? Quindi io ci vedo in Pippo un po', ecco, di questo personaggio un po' ancorato al passato, che poi alla fine non muore mai, è sempre presente. E vi posso svelare che nel fumetto ci sono delle pagine dedicate a un cantiere in costruzione, e in quel momento Pippo diventa l'anziano che va a sbirciare cosa fanno un po' gli operai, no? Il capocantiere va a guardare un po'. E quindi diciamo un personaggio da mille sfaccettature, sempre molto curioso, e poi ovviamente l'ironia che colpisce tutti e mette in evidenza anche la tanta ignoranza italiana. Pippo Calippo e la carbonara del destino, un titolo che già nominandolo insomma lascia presagire tantissimi eventi dirompenti che insomma vi colpiranno. Un fumetto ambientato a Roma, dove c'è tutto il gusto dello stare insieme attraverso un bel piatto di carbonara. Il fumetto è molto interessante, ecco, che cosa può dare in più rispetto al video? Non c'è solamente lui, si creerà pian piano intorno a lui una squadra di personaggi variopinti che interagiranno con lui in molteplici scene. Insomma, mi sembra abbastanza chiaro, ci sono io che non è poco, ma soprattutto ci siete voi che è molto di più. Voi e io per la prima volta nella lotta contro l'ignoranza, in difesa delle nostre tradizioni culinarie, alla ricerca di un oggetto misterioso che... non ve lo posso di tutto, eh. Perciò se siete curiosi vi lascio il link in descrizione dove potete trovare la mia prima mini storia a fumetti in cartaceo o in digitale. E se vedrò che questa idea di un me stesso letterario, insomma illustrato, vi piacerà, è probabile che questo sia l'inizio di una nuova e spero bellissima avventura in vostra compagnia. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like per sostenermi, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video, a prescindere dal fumetto. E buon culo.